Daddy. Buongiorno. Buongiorno. Ma dove si andrà ora stamattina? È buio, è sempre buio. Siamo usciti, comincia un pochino a albeggiare ora. Guarda, si vede anche un poco da... Ma? Oh, luce fu. Comunque si va, via. A dopo. Niente? Teddy, oh, vai veloce così, vieni qua. Ho trovato un funghino. Hai trovato? Sicuramente è velenoso. Di sicuro. Oh, io non li so fare, quello è sicuramente bello, è velenoso. E oh! C'è piano di funghi, velenoso. Vieni! Fabio, guarda un po' qui. Prima che lo porti in mano tutto il tempo. Chiapparo! C'ha il legno. Questo rosso? Ehi! Qui? Rosso, che vedete il mori subito. È bello rosso col campo bianco. Mamma, non fa di questo porcino. Ma fa fuori con i porcini. Ma non li sai, io infatti vado a fare. No, ehi! Sto male, eh? Dove l'hai visto? Prendi questo, vieni. Che c'era dell'attimo, la bella abbronzata sul capo. No, ma allora è velenoso anche sto, via. Stavo dicendo, no? Ma vedrai, li hanno finiti. Devi aspettare che li riportano, perché o non ci vedo. Te ne hai trovati? Neanche uno. Quelli che ho trovato non erano buoni. Non si stanno trovando, dai. No, ma vedrai, io penso che siano finiti. Un po' tipo come quando uno va al Penny, no? Devono riportarli. Ma... noi non si sa cercare perché non siamo mica fungaioli. Senti, falla finita perché ora ti vuoi. Mi sconcentri. Oh. No, ma vedrai, non è il nostro sport, amore. Bisogna cambiare sport. Andiamo a pescare. Continuiamo a farci le nostre passeggiate. Teddy sì. Teddy è contento. Il bottino, eh. Ma sono belli sani, eh. Sono belli forti questi, cazzo. Ti giuro, ho visto questo grosso. Belli. Ho visto questo e ho detto no. Dimmi che è. No, ma te non ci metti. Però, occhio, da... Amore, vedrai, io devo andare dalla fuccia perché non ci vedo, eh. L'hanno trovati, bimbi. Ma io sto guardando, ma non vedo niente. Io vedaci molto anche sopra. Sono sassi. Sì. C'è il sentiero, ma tra pruni, eh. Vieni, vieni. Vieni. Non ti preoccupare. Brava, dritta di lì. Sì, ti farei vedere che dopo c'è. Aia. Oh. Fermi tutti! Fabio! L'hai trovato? Ma sarà?
È giallo. Non è. Giallo sotto. Allora è velenoso anche questo qui. Io comunque non mi fido di me stessa, li farò prima a controllare tutto il mio babbo. Addio. Buongiorno. Bello, questo sentiero, amore. Cos'è che dici? Che se non si trovano? Può che andare via. E allora facciamo prima andare via. Dice Fabio al bosco incantato. Tanto abbandonata non mi sembra, già. No, lì dietro. C'è una casa. No, questa. Sì, c'è la gente che ci sta. Ma dietro ancora. Questo sono cinghiali, gente. Con l'erba stesa così. Io non ci sono. Adesso faccio alzare il drone così vediamo dove siamo finiti, eh? No. Guardiamo fughi anche se li vedi per dentro. Amore, abbandonato stai. Dove è? Per il cielo. C'è ma un gran bagnato. Sono trovati, via. È due ore e mezzo che si cammina qui tra pruni. Teddy si è risbucciato una zampa. Vabbè, Fabio li ha trovati due, dai. Fabio, ma non ce li dà mica da mangiare. Vabbè, dai, ne abbiamo approfittato a fare due passi nella natura. Sì. Io mi sono sbriciolato le gambe, però va bene. Però i funghi non li abbiamo fatti. Noi non siamo via ad andare a cercare funghi. Ma no, perché non si vedono, magari ci siamo passati anche sopra. Sicuramente. Sicuramente. Non magari. Tutti quelli che ho toccato, Fabio mi ha detto: ehi, velenoso, ehi, velenoso. Allora. Ci ha toccato legare anche il maialino, perché sennò lui, quei pochi che si riuscivano a vedere, lui li distruggeva. Quello che c'è di bello c'è un sacco di violette. Guarda, vieni a prendere il fungo, vediamo se lo vedi. Guardate. Dai, voglio meri. Ma è io lì. Gente non li vedo nemmeno. Veramente? È lì. Questo? Oh. Ma bada un po'.
che occhi ci devi avere. Bello, eh? Bello pionzo. Bello però, bello sano. Ora, io capace, sai quanti ne ho passati? Non lo vedevo questo. È bello. Metti nel cestino, vai Fabi. Certo. C'è una biscia? Col capo girato, ma è morto o dorme? No, è morta, strozzata, c'è anche un animale che la mangia. Comunque io sono dell'idea che meno male che l'orologio ti segna la mappa, perché qua abbiamo preso sto sentiero senza trovare funghi e senza trovare la strada di ritorno. Andiamo a vedere come va a finire. Amore, una pietra. No, stavo rimuginando, no, mentre si cammina qui, che avevo visto, mi sembra su Instagram, non lo so dove, che facevano un corso survival. Forse non aveva fatto, perché noi ci si morirebbe qui, non si trova niente che sia da mangiare, capito? Abbiamo trovato una biscia, dai. Non si morirebbe di fame, perché non sai cos'è che può toccare, i funghi tutti li si è trovato. Sono tutti velenosi. Ah, e qua vedrai chiuso il sentiero, eh? Salutalo! 3 chilometri, 760 metri per non trovare niente. Sì, guarda, aspetta che... Salutava ragazzi. Via. Si va. Si va verso casa. Ci vediamo dopo. Gente, vogliamo provarci in quest'altro bosco che abbiamo trovato. Andiamo, Teddy. Vieni qua. Comunque l'unica cosa è cercare bene, eh? Tanto non si trovano, però... Oh, ci si prova? Si prova. Niente, via, oh, si va via. Niente, oh, via. Si va al supermercato a fare la spesa. Ora, non però che si pensava cosa, di mangiare la cosa che... Aspetta, perché qua... La cosa buona è che abbiamo trovato delle belle strade. Sì, quello sì. Prima o poi vi stupiremo, perché prima o poi un fungo lo troveremo noi. Ma... Senza che ce lo trovano gli altri, lo troveremo noi. Ma ragazzi, ma avete visto? Mi hanno detto prendilo, l'avevo lì davanti, io non c'ero neanche fatto. Ma anche qua, ma secondo me qua qualcuno c'era, però... Oh, ma uno deve esserci anche portato, per... trovare i funghi. Senti, andiamo al supermercato, mi sento più ispirata al supermercato. Sì, ora anch'io no, per i funghi, vado a comprare altra roba. Ciao. Comunque gente, avremmo potuto trovare 10 kg di funghi, ma sarebbe stato troppo scontato. In compenso abbiamo trovato delle bellissime strade nuove. Adesso abbiamo fatto la spesa, come avete visto. E la Mary ci prepara qualcosa da mangiare. Polpettine oggi, con le verdure. E poi mi faccio fare un dolcino lo facciamo. Ui, dei ciclo di ricotta! Via, sì. Oh Teddy! Bisogna partire. Ciao a tutti! Ciao a tutti!